Dunque, come ha detto l'amico Gambino, ieri è stata pubblicata questa sentenza della Corte di Cassazione. È vero che forse non è così innovativa, ma è molto rilevante secondo me, se non altro per le parti che erano in giudizio. Per chi non sa la questione, molto rapidamente, come forse ricorderete, qualcuno lo sa contento della sentenza, nel 2005-2006 la Juventus inizia il campionato. Però poi venne sanzionata dal detto che nel processo di tempi la seconda società che si è classificata seconda era il Milan, che venne anche lui la società sanzionata, quindi all'epoca c'era un commissario, quindi questo rapporta anche questa referenza all'attuale versione del DL 115, che è stato molto rapidato come seguito. C'era un commissario vendito di campo militare che era assegnato a Milan. La Juventus iniziò a fare i giudizi, principalmente i corsi al TANAS, una canzone che ha tirato la sposta. Il TANAS affermò in sostanza che la questione non era di competenza del TANAS, perché era riservata all'ordinamento sportivo. La sentenza del TANAS venne impugnata innanzi alla Corte d'Appello, che confermò e anzi dichiarò il livello assoluto di giudizio. Da qui il ricorso in Cassazione, che in realtà è un ricorso portato sulla giurisdizione. La Cassazione lo ha respinto, anche con una pesante condanna all'estero della Juventus, lo ha respinto, in particolare la parte tecnica, perché ha ritenuto che la questione non fosse di giurisdizione ma fosse di merito, trattando la questione di tre passo di giurisdizione. Però poi la sentenza sono vari principi che sono abbastanza rilevanti. Uno è quello che ha già iniziato l'amico Gambino, perché il ricorso della Juventus, devo dire, aveva molti motivi, era un ricorso abbastanza complesso. Uno quindi quello sulla Corte Europea. Però quello che è rilevante è che viene nuovamente affermata l'autonomia della giustizia sportiva su alcune controversie, facendo riferimento al decreto legge 220 del 2003, che all'articolo 2.1 lettera A afferma che è riservato all'ordinamento sportivo l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive. Quindi ha ribadito che per queste questioni, non solo per quelle di carattere strettamente tecnico, ma perché anche per quelle che riguardavano questioni concernenti la regolamentazione delle attività sportive, non c'è giurisdizione statale, quindi c'è un livello di giurisdizione. Questo è importante e mi piace rapportarlo anche alle vertenze di quest'area, le vertenze che molte vertenze forse come voi che sentite, che sono state quest'estate, sono state più di 20 di quest'estate alla fine, le vertenze di quest'estate sono state per ora discusse solo in sede cautelare. In sede cautelare generalmente non vengono esaminate le eccezioni di giurisdizione o altre cose, a meno che non siano assolutamente macroscopiche. Però forse anche sulle vertenze di quest'estate, io come difensore del Covid, parenti di queste vertenze, non la maggior parte, ho ricevuto anche in questo caso di diverse giurisdizioni, perché anche quest'estate si trattava di regolare in qualche modo, non so se tutti l'hanno sentito, c'era il problema di questi format dei campionati, che non era stato rapportato nel punto per la nazionale generale, e del format del tipo di sistema di ripescaggio, e io ho ricevuto di diverse giurisdizioni. Tornando alla sentenza, dopo l'avvenimento, un'altra affermazione abbastanza importante, secondo me, è anche quella che ritiene era stata recepita in via subordinata l'incostituzionalità del 522-220 del 2003, e dice che, facendo riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale a 49 del 2011, che se no più o meno tutti siamo conosciuti, io conosco, dice che non emerge necessità di nuovo studio e quindi richiede di non mandare la Corte. In realtà questo è stata la Corte, perché il TAR è un'altra Corte.
controversia, è venuta di rimandare alla Corte ed è stata fissata la nostra udienza finalmente alla fine di questo anno. Questo per quanto riguarda la sentenza della Corte di Cassazione. Per quanto riguarda il decreto, molto rapidamente, perché l'amico Bambino mi ha dato 7 minuti di fronte già applicato, o qualcosa del genere, molto rapidamente, io credo che come tutte le leggi di legge avesse degli aspetti, dei profili positivi, dei profili negativi e dei profili di pressione. I profili positivi, praticamente già l'amico so, cioè, è stato quello di creare una sezione specializzata che si occuperà di l'unico branco con dei unico accelerato di tutte le persone che riguarderanno una missione, un'esclusione della competizione sportiva. È rimasto, e questo è stato anche per una lista di Comi, mentre il decreto legge all'inizio prevedeva di escludere qualsiasi intervento della giustizia sportiva, invece è rimasto il ricorso al gruppo carico della collettività dello sport. Quindi dicevo, fra profili positivi, e questo viene creato questo, in questa sezione specializzata, un altro aspetto positivo è quello, ma già ne ha parlato, non so, di aver previsto delle norme più rigide per la scelta dei componenti della riforma, perché si è sempre in qualche modo nel mondo esterno indicato che i vari giudici delle federazioni potessero far parte troppo delle federazioni. Adesso c'è un'idea di eccezione, con un mezzo di natura cooperativa, ci sarà la democrazia dei soggetti, quindi che si deve essere. Terza questione di positivo è il registro unico dei giudici. Profili negativi che infatti in questo decreto è del 6 ottobre, cioè è avvenuto quando erano stati proposti molti ricorsi. Quindi se lo scopo di questo decreto era quello di rapidizzare, agevolare, semplificare, ha complicato le cose. Perché, forse parlando di domani dopo, in questo decreto è stato previsto che si potesse ricorrere direttamente senza andare a problemi di garanzia, senza andare a dare, come profili di enti federali. Allora cosa è successo? Per molte società che avevano già proposto dei corsi nei confronti del provvedimento contro le collette di garanzia, sono giunti di correre direttamente contro il provvedimento federale. Questa fa così perché i corsi fossero semplificati, non solo, ma creerà un problema. Credo che voglio parlare di un amico del ciclo, creerà un problema di sentimento, perché nel merito ci saranno i corsi proposti contro la stessa pressione, ma da una parte nei confronti del collegio di garanzia, dall'altra parte nei confronti del provvedimento federale. Ah, essendo che da tutto il DR 115 sono ancora, diciamo, tra virgolette, validi i provvedimenti proposti oltre ai provvedimenti federali in base al 115, cioè ci sarà un altro passo di decisioni, saranno avanti, saranno chiaramente visibili. Bella questione, vedremo probabilmente nel merito quando arriveranno i miei ricorsi. Da parte mia, noi ritengo che siano ancora inammissibili. Perché ritengo che siano ancora inammissibili? Questo è il terzo profilo, secondo me, di pressione del 1915. Bene, sì, del 1915. È una questione che è sempre sorta nelle controversie riguardanti le attività sportive ed anche per le sanzioni di carattere completamente sportivo. È una questione che so tra l'altro tra me stesso e l'amico Antonio, e cioè se il provvedimento lesivo, il provvedimento ultimo nell'ambito, ripeto, di sanzioni sportive o sanzioni anche fosse il provvedimento del collegio di garanzia dello sport o fosse il provvedimento federale che ha dato luogo alla sanzione. È una questione molto complicata, perché c'è una questione che si può chiedere, no, perché è una questione
che potrebbe che per adesso non è mai arrivato a questo punto, avere prescrizioni di crescimento del danno, che è previsto adesso proprio la tendenza della situazione numero 49 del 2011, la possibilità eventualmente di richiedere un crescimento del danno. Quindi è un'ipotesi di lavoro che ne parlerà nel lavoro successivo. Giurisprudenza, proprio che fino a un tempo chiudo, sono un tempo, io lo do, non lo do. Grazie.